Come si dice? Prova, vai. Vado. Vai. Dicevo, ricorda molto quando alla domenica pomeriggio i signori sui 60 anni vanno in giro per le città con l'auricolare che sentono le partite. Tutto il calcio minuto per minuto. Tutto il calcio minuto per minuto. Tutto l'ambiente minuto per minuto. Esatto, e sono lì che due persone vicine non parlano, però in compenso sono lì che si sentono. Senti, buongiorno. Al di là della radiolina. No, l'esperienza è molto interessante. Andiamo per un ordine. Questa cosa qua è una bellissima esperienza che va forse addirittura amplificata sulla rete, perché in effetti è potente, anche perché finché siamo così una ventina di persone attaccate assieme, sì, vabbè, la tua esperienza, piacevole, però se si riesce a trovare delle modalità e ci stiamo lavorando su, c'è anche un fantastico accrocchio messo su appunto su questa prestigiosa telecamera che ci riprende, che può essere. Dunque, qui quest'anno stiamo andando avanti, come al solito, su questo discorso, quello che diceva prima Marco Frattodi nel suo sua prestigiosa lezione da cattedratico, queste nuove prestigiose vesti di Marco. E no, è vero, quello che mi ha impressionato prima, come dicevo, è che vabbè, noi siamo oramai vecchietti di lungo corso di queste questioni ambientali, però la percezione oramai è che di queste cose si parli da una vita. Invece non è così, direi ahimè, però è il dato di fatto. Anche perché alcune evidenze sul grande pubblico delle tematiche ambientali sono di 10 anni fa e sembra una vita invece, però non lo è, quindi questo ha anche delle implicazioni ambientali, civiche, umane, tumorali anche abbastanza importanti. Vittorio Pasteris, saluti. A fare i conti con l'ambiente.